Buon pomeriggio, siamo qua ancora a Ecomondo nel padiglione della Regione Emilia-Romagna. Oggi faremo uno spot dedicato alla mobilità e al turismo sostenibile per varie ragioni, perché la mobilità incide sui consumi energetici e quindi sulle emissioni per oltre il 30%, ormai è stabilito in vari provvedimenti internazionali, europei, nazionali, regionali, che si deve seriamente intervenire nel settore. E sul turismo, perché ha vissuto con questa recente pandemia una difficoltà importanti che hanno per cui è stato introdotto tra i settori chiave su cui concentrare le attività di ricerca e di sviluppo, ritenendo indispensabile un rilancio orientato all'innovazione e alla ricerca di nuove soluzioni. Vorrei dire due parole su quello che è stato fatto in pochi secondi nella passata programmazione dei fondi strutturali. Siamo intervenuti per il rinnovo del parco circolante per introdurre nuovi veicoli alimentati a minor impatto ambientale, abbiamo sviluppato piste ciclabili, abbiamo sviluppato sistemi intelligenti di trasporto, digitalizzando il trasporto pubblico, proprio per aumentare l'attrattività del trasporto pubblico e dare un'opzione al cittadino valida per passare dal trasporto privato al trasporto pubblico. Oggi ci troviamo in una cornice internazionale che ci dice, con il Green Deal, con l'agenda ONU 2030, l'ha parlato prima il vicepresidente in maniera molto estensiva e chiara, e ci dice già la direzione nella quale dobbiamo andare. E noi stiamo lavorando sui nuovi fondi strutturali per il settennato 2021-2027. E nell'ambito di questo il nuovo accordo di partenariato, cioè il documento nazionale che indica il quadro di riferimento strategico per la definizione dei programmi regionali, dedica uno specifico capitolo alla mobilità urbana sostenibile. Gli interventi devono essere individuati in coerenza con i piani urbani della mobilità sostenibile o con i piani comunque che hanno questa finalità, e i risultati attesi sono un miglioramento della qualità del servizio e una riduzione degli impatti attraverso vari interventi, e l'accordo indica quali sono: sul trasporto pubblico locale, il rinnovo delle flotte e percorsi preferenziali. Un secondo aspetto sono i nodi di interscambio modale, urbano, extraurbano, sulla logistica delle merci. E poi sull'infrastruttura infrastruttura chiamata dolce, quindi ancora sulla ciclabilità e ancora più evoluto, anche sulla rete di ricarica elettrica per consentire l'uso del mezzo elettrico. E poi il management as a service, quindi andare verso i servizi, quindi per eliminare il prodotto ma aumentare il servizio di trasporto. Noi ci siamo così adeguati e nel documento strategico al programma dei fondi strutturali abbiamo previsto di sviluppare una mobilità urbana pulita, intelligente, connessa, sostenibile, in complementarietà con le misure previste dagli interventi finanziati dalla PNRR. Quali saranno gli interventi principali sui quali vorremmo andare? Sono le ciclabili. Continuiamo sulle ciclabili, sulla digitalizzazione del trasporto, sui sistemi di trasporto intelligente, sul completamento delle reti di ricarica elettrica, sulle infrastrutture verdi urbane, quindi per dare anche alla ciclabilità dei percorsi attrattivi, attraenti, nei quali aumentare anche le occasioni di socialità e di vita della città. Mentre nel piano energetico regionale che stiamo qui definendo, un maggior impiego dei biocarburanti e dei biocombustibili. Una parola proprio per andare veloce sul PNR. Il PNR nella missione 2, componente 2, sulle fonti rinnovabili, l'idrogeno, la mobilità sostenibile, indica 9,7 miliardi di euro a questo settore. Sono risorse importanti sulla ciclabilità ciclistica, sulla ciclopedonalità 600 milioni, sul trasporto rapido di massa 3 miliardi e 6, sulle infrastrutture di ricarica 700 milioni, sul rinnovo dei bus e dei treni verdi 3 milioni e 6, sull'idrogeno 200 mila euro. Insomma, e poi c'è il discorso della leadership internazionale e industriale sullo sviluppo della filiera delle batterie, dell'idrogeno e dei bus elettrici 1 miliardo e 7. Insomma, questo solo per dire ci sono importanti risorse che noi vogliamo andare a cogliere. Accogliere e integrarle con le altre risorse che metteremo sui nostri programmi di finanziamento per i prossimi 7 anni. Quindi adesso do la parola al responsabile del servizio trasporto pubblico e mobilità sostenibile della regione, l'ingegnere architetto Alessandro Meggiato, che ci racconta un po' cosa si farà nei prossimi anni sul settore della mobilità. Grazie Alessandro, tieni.
Grazie Attilio, buongiorno, buonasera a tutti. Grazie Attilio dell'introduzione assolutamente esaustiva e completa, quindi su quello che sta facendo la Regione sulla mobilità urbana, sulla mobilità regionale, e volta in termini tutto in un programma complessivo rivolto alla sostenibilità. Io vorrei in questa occasione qua, visto il tema, visto il particolare contesto in cui ci troviamo, far vedere che cosa la Regione Emilia-Romagna sta facendo in termini di mobilità sostenibile, di sostenibilità dei comportamenti di mobilità e a collegata a quello che è il turismo. Quindi lo vedremo in termini di accessibilità ai luoghi del turismo, ma anche come promozione di infrastrutture e di comportamenti per una mobilità sostenibile, per un turismo dolce. Ecco, il settore, vado rapidamente perché vorrei proprio concentrarmi in questi aspetti, è un settore, il trasporto pubblico, che in Regione Emilia-Romagna ha un valore di circa 400 milioni l'anno, sono risorse che servono a far girare gli autobus, a far girare i treni, circa 250 milioni sono contributi che si utilizzano per statali, che sono per gli autobus, e per far girare gli autobus, e circa 150 milioni del contratto di servizio ferroviario. E abbiamo, per quanto riguarda la ciclabilità, che è l'altra colonna che sostiene la sostenibilità del sistema dei trasporti, un ruolo della bicicletta doppio rispetto alla media nazionale, abbiamo il 10%, l'obiettivo di arrivare al 20%, circa 120 chilometri di rete regionale, di interesse regionale, quindi escluse le ciclabili urbane, e quindi siamo interessati da tre grandi ciclovie nazionali ed europee del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche. È un progetto che è partito nel 2016 dal Ministero ed è praticamente promuove 10 ciclovie sul territorio nazionale, finanziandole, e riteniamo che questo sia lo stimolo, le ciclovie turistiche siano un modo per far conoscere, e come abbiamo visto, poi vi farò vedere, anche la bicicletta, anche poi per gli usi urbani. Parlavamo del sistema ferroviario, la Regione Emilia-Romagna ha attualmente la flotta di treni più giovane in Italia, perché grazie al nuovo contratto di servizio che è stato stipulato attraverso una gara, tra il 19 e il 20 abbiamo rinnovato l'intera flotta dei treni, quindi tra il giugno 2019 e la fine del 2020, con un grande sforzo anche da parte dell'industria su treni costruiti in Italia, si è dato avvio a questo programma di rinnovo, e adesso diciamo che si viaggia su dei treni regionali che hanno tutti meno di 2 anni. Questi treni sono di nuova generazione, sono confortevoli, l'aria condizionata è stata installata in fabbrica, quindi funziona perfettamente, e sono dotati anche di posti bicicletta, perché sempre più è importante il trasporto intermodale, l'intermodalità con la bicicletta nelle nostre città, che sono tutte città che sono cresciute in modo compatto e piane. Volevo far vedere un'operazione molto importante, molto diciamo impegnativa, che ha fatto la Regione nel 2018-19, che nella revisione dell'orario ferroviario ha collegato Bologna, quindi il principale hub ferroviario, con Ravenna e con la Romagna, con un sistema cadenzato, si dice, un treno ogni 60 minuti che fa Bologna, Ravenna, Rimini senza cambiare, e accelerandone i treni, quindi facendo guadagnare circa un quarto d'ora su queste relazioni, e consentendo il collegamento con Bologna, vuol dire anche con tutta l'Emilia, vuol dire con tutto l'intorno, vista l'importanza di questo snodo ferroviario, con diciamo la parte turistica più importante della regione, che è la Romagna. E durante queste due estati, in cui si sono in qualche modo allargati poi le restrizioni alla mobilità, abbiamo inserito 200 treni straordinari in collegamento con la Romagna, soprattutto nei weekend, che hanno portato circa 2.600.000 viaggiatori, che sono circa il 15% dei viaggiatori durante l'estate, sono stati trasportati con i nuovi treni sulle destinazioni della Romagna. Ecco. Il futuro, sempre su questa parte a forte valenza turistica, è quella, come in qualche modo è previsto anche poi nel mandato del Presidente della Giunta regionale, è quello della costruzione
diciamo, di un servizio di trasporto pubblico che individui nella costa romagnola una città lineare, e vuol dire in questo caso un progetto che consenta di avere tra Rimini e Ravenna un sistema di trasporto ferroviario che possa essere alla mezz'ora facendo tutte le fermate. Questo vuol dire che tutte le località, tutte le fermate potranno avere un grande sistema, e potremo leggere il territorio dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista insediativo e dal punto di vista anche economico come un'unica città turistica e lineare. Questi sono, c'è uno studio di fattibilità che è in fase di completamento, si prevede una serie di soppressioni e passaggi a livello, ce ne sono 30 attualmente, 29, e ripristino poi di un binario di incrocio, insomma, degli interventi di rinforzo della ferrovia proprio per garantire queste prestazioni. Altra infrastruttura di mobilità sostenibile che è presente ed è appena stato inaugurato poi il nuovo mezzo elettrico è il metromare, il trasporto rapido costiero, il DRC, che collega Rimini e Riccione. È un sistema che ha avuto caratterizzato da un forte investimento, perché è stata costruita un'infrastruttura dedicata, e su questa infrastruttura si riesce a percorrere 10 km tra Rimini e Riccione con 15 fermate, quindi con anche una grande pervasività, una grande permeabilità sul territorio, in circa 20 minuti, poco più di 20 minuti. Questo consente di collegare le due stazioni e di distribuire poi anche il turismo, eccetera, su tutte le attività ricettive della costa, contribuendo anche, contribuendo anche a un progetto di riqualificazione e di pedonalizzazione del lungomare, perché i turisti possono arrivare in stazione e hanno un comodo servizio che li distribuisce poi lungo tutto il territorio. Queste sono le foto del nuovo mezzo che è stato inaugurato oggi, un mezzo che porta 140 passeggeri col pianale ribassato, con tutti i comfort e gli apparati di sicurezza. Anche questo progetto avrà degli sviluppi, è già stato finanziato un lotto, il prolungamento da Rimini alla stazione della Fiera, un progetto di 49 milioni del Ministero dell'Ambiente, e quindi consentirà a questa infrastruttura di poter procedere poi verso la Fiera, chiaramente in questo caso non con un'infrastruttura dedicata, ma in sede promiscua, come un vero filobus con delle forti preferenziazioni, quindi un trasporto rapido. E poi è in previsione, in fase di istruttoria, poi anche il prolungamento verso Cattolica. Ecco, abbiamo parlato di accessibilità di infrastrutture e di servizi, dobbiamo parlare anche, diciamo, di quelle che sono le accessibilità a livello soft, e da 2 anni è partito in forma sperimentale con un finanziamento europeo un titolo di viaggio della durata di 3 o 7 giorni che consente di viaggiare indifferentemente su treno e autobus su tutta la Romagna, quindi di visitare tutta la Romagna senza pensieri, senza dover acquisire nuovi titoli, e chiaramente a delle condizioni agevolate. Questo è quello che riguarda il trasporto pubblico. Vediamo invece il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Come dicevo prima, lo Stato ha individuato 10 ciclovie turistiche e le sta finanziando lungo tutta l'Italia. La Regione Emilia-Romagna è interessata da 3. Una è la ciclovia Vento, che sta tra il Po, che va lungo il Po e che collega Torino a Venezia, l'acronimo Venezia-Vento, Venezia-Torino sarebbe Vento. La seconda è la ciclovia del Sole, di cui la Regione Emilia-Romagna è capofila nelle fasi di progettazione, e collega Verona a Firenze, poi ci auguriamo arrivi a Roma. A Verona si collega poi con la ciclovia che porta al Brennero. E la terza è la ciclovia adriatica, capofila alla Regione Marche, e collega Chioggia, la ciclovia poi del nord adriatico fino al Friuli, fino al Gargano e Santa Maria di Leuca. Queste 3 ciclovie sono in diversa fase di maturazione. La ciclovia Vento e per la ciclovia del Sole sono in fase di realizzazione i primi lotti funzionali, quindi sono già parzialmente funzionanti. Sulla ciclovia adriatica un po' indietro è stato presentato lo progetto di fattibilità tecnica, adesso si stanno individuando i lotti prioritari da costruire. Queste ciclovie sono parte di una rete europea, è più o meno l'analogo della rete TEN-T per le infrastrutture pesanti, c'è anche questa rete
Eurovelo che connetta, ecco, vedete per esempio la ciclovia del Sole è parte dell'itinerario scandinavo-mediterraneo, quindi teoricamente potrebbe arrivare fino alla Scandinavia, ma questi sono sogni, insomma, che vedremo realizzati, speriamo, nel futuro. Ecco, la, dicevamo, la ciclovia Vento, diciamo il cui capofila è la Lombardia, interessa la regione Emilia-Romagna in un tratto di Piacenza, nel tratto reggiano e in un tratto di Ferrara. Sono in fase di costruzione i tratti piacentini lungo il Po e il tratto di Ferrara nell'ambito urbano e sono in corso finanziamenti, sono praticamente, stanno per essere in qualche modo rilasciati anche i finanziamenti PNRR sulla, di circa 51 milioni per tutta la ferrovia, la ciclovia che saranno spartiti tra i vari territori e in modo da riuscire a completarla. Ecco, vedete che parallelamente volevo far vedere anche come le ciclovie non sono semplici infrastrutture, ma cominciano a diventare anche oggetti, sono in qualche modo il mezzo per cui si comincia a promuovere un territorio. Per quanto riguarda la ciclovia Vento, già dal 2013 il Politecnico di Milano, che è il parte tecnico su questo progetto, promuove tutti gli anni una serie di eventi in bicicletta lungo tutta la ciclovia. Da quest'anno li stanno facendo poi in collaborazione anche con le scuole come attività didattica e questo, per esempio, la vocazione è quella di far capire, conoscere un turismo minore, un turismo lungo il fiume Po che ha le sue peculiarità. La ciclovia adriatica invece in regione Emilia-Romagna interessa circa 300 chilometri di costa. E chiaramente è molto eterogenea perché andiamo dalle valli di Comacchio, dal Po fino a Cattolica, quindi interessa delle zone già molto infrastrutturate dal punto di vista turistico, urbanizzate, e zone molto selvatiche. Ecco, quindi queste sono le stiamo aspettando un finanziamento, qui siamo un po' più indietro. La ciclovia del Sole invece, su questa ciclovia è già stato realizzato, che collega, come dicevamo, Verona a Firenze, è già stato realizzato un tratto tra Verona e Bologna, è stato oggetto anche questo come esperienza di una forte promozione sul territorio, dando indicazioni tecniche sui tempi di percorrenza e anche indicando quelle che sono le peculiarità del territorio, e diciamo che dall'inaugurazione di aprile a questo momento qui ha portato a ci ha costretto addirittura ad esempio a dover aumentare il numero di treni la domenica perché, diciamo, il turismo è aumentato moltissimo, il cicloturismo proprio su questa tratta di 46 chilometri. Yeah. Ultima cosa che volevo far vedere è un'iniziativa partita dalla regione Emilia-Romagna nel anniversario dei 700 anni di Dante, che è stato l'organizzazione per 14 weekend di un treno storico con dei pacchetti turistici convenzionati con hotel e visite guidate di collegamento a Firenze e Ravenna, proprio per valorizzare una linea che è la linea Faentina, che è una linea molto suggestiva dal punto di vista paesaggistico, e per in qualche modo far conoscere, diciamo, il territorio con l'argomento, insomma, di Dante anche al di fuori di Firenze e portarlo fino a Ravenna, alla Romagna. Io spero di essere stato nei tempi, vi ringrazio e lascio la parola. Grazie Alessandro, sei stato veloce nel rappresentare tutte le cose che state facendo, mi hai dato l'assist perché hai parlato di turismo, di sostenibilità, mobilità eccetera, quindi la parola ovviamente va a Roberta, responsabile del turismo bianco e verde della PT regionale, Roberta Moretti, prego, che ci declinerà com'è. Cosa intende il suo servizio per sostenibilità del turismo? Ok. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono Roberta Moretti, appunto, come mi anticipava il collega Attilio. Io sono qui appunto per parlare di quello che è il tema della sostenibilità all'interno del turismo, che è stata una delle materie che insieme alla Regione Emilia-Romagna, rappresentata qui dall'assessore Corsini, è entrata a far parte anche del piano promozionale della PT Servizi della Regione Emilia-Romagna. La Schlein, poco prima del mio intervento, parlava dell'Agenda 2030, di quelli che sono i principi del turismo sostenibile, che sono in totale 17,
e vediamo quindi quello che invece è stato portato all'interno della sostenibilità nel senso turistico. Il turismo infatti ha accolto fra gli obiettivi, quindi questi 17 che citavamo prima, 8 obiettivi, la crescita economica e 12 che riguardano modelli sostenibili e 14 l'uso sostenibile delle risorse umane e della gestione del turismo costiero. Turismo sostenibile lo dovete leggere in questo modo: il turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro. Quindi la sostenibilità del turismo significa che il turista non si deve sentire un cliente, ma in realtà è un ospite, quindi avere un sistema di accoglienza ed ospitalità che ad esempio sono uno dei baluardi appunto della regione Emilia-Romagna. Le dimensioni del turismo sostenibile sono diverse, in particolare quelle che riguardano la regione Emilia-Romagna sono la sostenibilità ambientale, ovvero la capacità di valorizzare l'ambiente in quanto elemento distintivo del territorio, la sostenibilità economica, quindi la capacità di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto, e la sostenibilità sociale, la capacità di garantire condizioni di benessere umano. Quindi cosa significa? Che per un turista che viene in un ambiente che è definito sostenibile, la proposta deve essere una proposta di comunità, una proposta autentica. Per quale motivo un turista deve venire ad esempio a vedere le foreste casentinesi e non andare in Canada? Proprio perché noi abbiamo una foresta di vetusta e foresta sacra in cui lui l'esperienza del fall foliage la può fare solo da noi. Quindi l'importanza nella sostenibilità è proprio che la nostra offerta sia autentica, sostenibile e non possa essere replicata da un'altra parte. La sostenibilità quindi è una molto importante come tema della leva del viaggio. Infatti i turisti italiani 8 su 10 intendono avere questa prospettiva collegata all'ambiente, volta a ridurre anche al consumo di energia e risorse. Il 69% addirittura degli europei vogliono scoprire ancora delle mete poco conosciute e allontanarsi, e questo dato probabilmente è ancora incrementato post pandemia. Valorizzare le esperienze individuali autentiche, come vi dicevo prima, e staycation, cioè la preferenza di vacanze domestiche all'interno del proprio paese, quindi per fare la conoscenza di realtà che molto spesso non si conoscono. Il 40% dei consumatori europei, ad esempio, rispetto ai 38% degli americani e 43% dei cinesi, rinuncerebbero a volare per combattere il cambiamento climatico, e il 71% utilizzerebbe il treno in alternativa per i viaggi che durano fino a 5 ore, quindi esattamente quello che la regione Emilia Romagna col collega che mi ha preceduto sta facendo. Una preferenza per le vacanze attive che coinvolgono il fitness, che sono percorsi a piedi appunto e anche in bicicletta, quindi appunto di nuovo quello che la regione Emilia ha programmato sta proprio coincidendo con quello che è la fonte dell'European Travel Commission 2021 nell'11° rapporto che ci dà appunto questi dati relativi al turismo sostenibile. Mi piace ricordare che insieme alla regione Emilia-Romagna, vado avanti perché questi sono argomenti che appunto si conoscono abbastanza bene, è partita proprio grazie a uno studio effettuato da un'agenzia tedesca per capire come si muova il turista, diciamo, sportivo. Allora, si è evidenziato che la maggior parte di questi turisti sono delle persone che viaggiano con lo zaino in mano, vengono per fare un'esperienza all'interno dei nostri luoghi, dei nostri parchi, però la vogliono fare in modo da conoscere anche la comunità locale, quindi non persi completamente in una natura incontaminata, ma una natura antropica dove c'è una storicità, dove ci sono delle pievi, delle linee, dei cammini, delle vie religiose che raccontano una storia, proprio perché lui vuole ripercorrere una realtà appunto totalmente nuova che lo rinfranchi sia spiritualmente che fisicamente. Santiago di Compostela infatti è diventato uno degli itinerari proprio più fatti, sebbene nessuno sappia che sono tanti pezzetti che si sono messi insieme, proprio perché c'è questa esigenza anche dell'individuo nella modernità, nella contemporaneità, di rinfrancarsi e di rivivere, tanto più in questo periodo. Per quello che riguarda il turismo sostenibile in Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna, come sapete, ha 2 parchi nazionali, di cui ho citato prima le foreste casentinesi, ma dall'altra parte il Tosco Emiliano, che condividiamo con la regione toscana, e tra l'altro recentemente proprio al TTG l'assessore Corsini ha risiglato di nuovo un accordo con la regione toscana per vedere l'Appennino non come una barriera ma come una cerniera, proprio perché anche storicamente le vie dei pellegrini a partire dalla via Francigena univano queste due regioni verso Roma. Un parco interregionale,
14 parchi regionali, 15 riserve naturali, 17 riserve naturali statali, 34 aree di riequilibrio ecologico e 5 paesaggi naturali e seminaturali protetti. Uno dei primi progetti che è già partito diversi anni fa è stato quello in tema di sviluppo della sostenibilità dell'Alta Via dei Parchi. L'Alta Via dei Parchi, sapete, è un percorso che parte da Piacenza, si distende per 500 chilometri che possono essere fatti tutti, qualcuno l'ha fatto, qualcuno particolarmente fisicato l'ha fatto, ma si può fare anche in 27 tappe, quindi a seconda delle proprie capacità e della voglia di conoscere poi tutto l'Appennino regionale, si può dividere e fare pezzo per pezzo fino ad arrivare appunto alla parte riminese marchigiana, che è l'ultimo pezzo appunto dell'Alta Via. La ciclovia dei parchi è seguita subito dopo. La ciclovia dei parchi in realtà ripercorre questi territori, però con il mezzo della mobilità dolce, quindi con la bicicletta. Quindi oltre al trekking, la mobilità dolce, che è uno degli strumenti che ad esempio a livello regionale al DAPT viene molto promosso, anche perché voi sapete che l'attuale presidente dell'APT regionale è Davide Cassani, quindi il cicloturismo insieme allo sport è diventato uno, diciamo, degli elementi portanti e pregnanti del piano promozionale dell'APT e delle sue attività. Per quello che riguarda la modalità invece di progettazione europea, APT è stata coinvolta sempre dalla Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo di progetti europei che hanno portato la mobilità sostenibile appunto a livello di varie regioni che hanno collaborato. In particolare c'è un progetto che si chiama INERIT. Questo progetto proprio ha permesso alla Regione Emilia-Romagna, con un itinerario cicloturistico che collega Castrocaro Bagno di Romagna, di aver attribuito questo marchio in È un marchio importante perché significa che il nostro è un territorio sostenibile che può essere percorso appunto con la bicicletta, con a piedi, ma altrettanto si possono fare tante piccole esperienze anche collegate alle tematiche dei castelli, ai nostri borghi storici, quindi andare a vivere la propria, diciamo, visita, la propria esperienza turistica conoscendo appunto dei luoghi a volte che vengono appositamente aperti durante particolari periodi. Noi abbiamo ad esempio lanciato dei progetti come i monasteri aperti, per cui uno può vedere i monasteri all'interno di queste bellissime aree naturalistiche che spesso durante l'anno sono aperti, sono chiusi, quindi è una nuova esperienza che non si può fare diversamente. Questo progetto appunto che vi dicevo, collega Bagno di Romagna Castrocaro, è perché oltre alle terme si è cercato di crescere e di creare una nuova modalità di fruizione turistica che non fosse solo quella termale, ma di fare vedere che il benessere può essere acquisito non solo all'interno della struttura termale, ma bensì anche vivendo il territorio, quindi utilizzando la bicicletta proprio per percorrere questi itinerari, tanto che ad esempio molti operatori sono nati grazie a questi progetti, hanno cominciato ad acquistare dei mezzi di mobilità dolce, quindi anche l'e-bike, per cui è possibile fare questi percorsi anche per chi, come si dice, non ha le gambe, ma vuole fare comunque un'esperienza turistica utilizzando questa nuova modalità. Ormai la muscolare la si usa pochissimo, si usano altri mezzi, appunto come dicevo l'e-bike, perché questo permette, tra virgolette, di popolarizzare l'offerta. L'approccio di INERIT è stato quello proprio di lavorare dal basso, cioè ascoltare quelle che erano le esigenze degli operatori per mettere insieme l'itinerario appunto della ciclovia che collega Bagno di Romagna a Castrocaro, quindi cosiddetta ciclovia delle terme, perché l'idea era quella proprio di fare convogliare tutti gli interessi degli operatori intorno a questa ciclovia. La cosa interessante è che da appena un anno è nata, e la cito anche tra virgolette come cosa negativa da migliorare, perché proprio coloro che vivono intorno alla ciclovia hanno visto che sono aumentati i rifiuti e le bottiglie lasciate. Che cosa significa? Che comunque la gente la percorre, però ha ancora un comportamento scorretto, tanto che il comune si è deciso a fare un'operazione specifica, oltre alla pannellatura, oltre alla targetizzazione, quella di mettere i rifiuti, quindi di mettere dei cestini ad ogni chilometro, in modo tale che questa dispersione appunto nel territorio non avvenga, perché se appunto l'itinerario cresce ancora, ovviamente questa è una delle cose che bisogna considerare tra virgolette come effetto contrario rispetto al criterio della sostenibilità. Poi l'ultimo progetto che vi cito, sempre che è un progetto di tipo europeo, che è il progetto Take It Slow, che traduco letteralmente vuol dire prendiamola lentamente,
È un progetto sempre che coinvolge delle nazioni a livello europeo che hanno fatto questo patto per andare a cercare dei territori in cui sviluppare delle nuove opportunità turistiche sia collegata alla natura ma soprattutto alla cultura, per creare poi un atlante delle eccellenze che viene inserito all'interno di una banca dati internazionale e creare degli itinerari multidestinazione. Quindi la sostenibilità viene percepita molto forte a livello di programmazione europea, tale per cui appunto l'APT per la prima volta ha inserito questi progetti all'interno della programmazione dell'Appennino del Verde della regione Emilia-Romagna. In questo caso no, siamo sempre in Romagna, ma la zona coinvolta è quella della Valmarecchia, che come sapete ha il bellissimo parco del Simone Simoncello, che anche qui condividiamo con la regione Toscana, con la regione Marche, perché vi ricordo che per il turista non esistono i confini. Il turista vuole una proposta che lo faccia sentire accolto, una proposta che lo faccia sentire quel criterio del, come dire, dell'ospitalità, ma anche della voglia di conoscere qualcosa per lui sconosciuto tramite le parole di chi ci abita. Quindi questo progetto ha creato proprio la figura dell'ambasciatore, perché tutti noi, soprattutto le istituzioni, devono essere ambasciatori della sostenibilità in Emilia-Romagna, in regione e nel mondo. Grazie Roberta, saremo tutti apostoli di questa nuova sostenibilità, grazie. Adesso la parola per le conclusioni all'assessore al turismo, alle infrastrutture, alla mobilità, al turismo e poi quante altre deleghe ha, Andrea Corsini, prego. Grazie, buonasera. Diciamo che l'architetto Meggiato e la dottoressa Moretti hanno illustrato e presentato una serie di progettualità molto performanti della regione Emilia-Romagna, che incrociano i temi appunto della sostenibilità nella sua accezione più ampia, quindi il turismo naturalmente come grande driver economico della regione Emilia-Romagna e la mobilità come diritto dei cittadini della nostra regione, naturalmente anche dei cittadini temporanei che sono considerati, come sono considerati appunto i turisti, diciamo nel quadro più complessivo di una serie di progettualità, mi li devo togliere la mascherina? Ok. Nel quadro più complessivo, dicevo, di una strategia che è stata formalizzata all'interno del patto per il lavoro e per il clima che il presidente della regione Bonaccini ha sottoscritto con 49 sigle, naturalmente enti locali, province, comuni, associazioni di categoria, sindacati, università, associazioni del volontariato del terzo settore, dove le scelte di carattere strategico sono appunto condivise nell'ambito di questo tavolo che appunto ha la denominazione di patto per il lavoro e per il clima. Questo vuol dire che appunto le scelte di carattere strategico e in particolare quelle che fanno riferimento al grande tema della transizione ecologica sono non solo centrali, anche perché sono uno dei due pilastri, transizione ecologica e transizione digitale del PNRR, ma sono soprattutto condivise dagli attori sociali, pubblici e privati che diciamo maggiormente rappresentano il quadro sociale ed economico della nostra regione. Quando parliamo di mobilità sostenibile, naturalmente siamo nel pieno, nel centro, nel fulcro della transizione ecologica, perché sempre di più nei prossimi anni la qualità del governo di una regione, del governo delle città metropolitane, dei territori, verrà misurato appunto dalla capacità che le amministrazioni pubbliche e i soggetti che erogano i servizi pubblici sapranno dare sul grande tema appunto della mobilità sostenibile. Mobilità che è stata al centro, diciamo, dell'attenzione, non sempre in maniera positiva durante i mesi più complicati della pandemia, ma mobilità che ha garantito comunque anche durante i periodi più complicati, dove si usciva di casa solo per andare a lavorare o solo per andare a scuola quando era possibile, diciamo, fare didattica in presenza,
ha comunque garantito alle persone di potersi muovere. Quindi la mobilità è un diritto primario dei cittadini. Bene, noi su questo siamo chiamati naturalmente a una grande sfida che sta dentro la cornice della transizione ecologica, una sfida che vogliamo giocare, che vogliamo naturalmente vincere, e saremo in grado di farlo perché non solo le risorse regionali ma anche le risorse nazionali vanno prevalentemente in questa direzione. Proprio qualche ora fa, forse lo diceva, anzi lo ha detto prima Meggiato, noi abbiamo inaugurato non il metromare, perché il metromare di Rimini, il primo tratto del metromare di Rimini è stato inaugurato in realtà 2 anni fa, ma abbiamo inaugurato i 2 mezzi elettrici che appunto a partire da oggi muoveranno, in questo momento diciamo prevalentemente i riminesi, ma durante i periodi estivi, ma anche durante i periodi delle grandi fiere come appunto Ecomondo, muoveranno anche i turisti lungo questa corsia dedicata, riservata appunto a questo mezzo full electric, che in 23 minuti collegherà appunto Rimini con Riccione. Quindi un grande esempio di come si mettono a terra, si possono mettere a terra non solo progetti e idee, ma anche concretizzazioni vere di che cosa significa appunto la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. Naturalmente questo è solo un piccolo esempio, piccolo ma significativo, si fa per dire piccolo perché stiamo parlando di un investimento di 49 milioni di euro, a cui ne seguiranno altri perché abbiamo già ottenuto il finanziamento per la seconda tratta del metromare che collegherà la stazione di Rimini con la fiera di Rimini, e stiamo diciamo interloquendo con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per avere anche il finanziamento della terza tratta che collegherà la stazione ferroviaria di Riccione con Cattolica. Poi tutto questo sistema diciamo riminese del metromare si innesterà in una logica appunto di intermodalità con il progetto molto ambizioso che è però, come dire, condiviso non solo dal Ministero ma anche da RFI attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2020, di trasformare la linea ferroviaria Ravenna-Rimini in una metropolitana ferroviaria di superficie, eliminando i passaggi a livello e quindi le interferenze stradali, rendendo quindi più performante appunto la tratta fra Ravenna e Rimini, il trasporto ferroviario fra Ravenna e Rimini, che in 30 minuti collegherà appunto 2 grandi capoluoghi che sono anche 2 grandi attrattori turistici della nostra regione. Tutto questo è mobilità sostenibile, tutto questo è, come dire, la messa a terra di progetti di carattere strategico che hanno un grande obiettivo, se vogliamo provare a tenere insieme appunto il turismo sostenibile con la mobilità, che è quello di spostare il più possibile quote di traffico dalle auto al mezzo pubblico, che è più sicuro e più ecologico rispetto all'utilizzo delle automobili, a meno che non si viaggi diciamo con delle auto elettriche, ma ancora siamo lontani da percentuali significative nel nostro paese, ma è anche quello di rendere il prodotto turistico della Riviera, di questo grande distretto da 48 milioni di presenze turistiche, sempre più innovativo. Anche il turismo della Riviera, il turismo dei grandi numeri come quello che si sviluppa appunto in questi 100 chilometri di costa che separano i lidi ferraresi dalla comune di Cattolica, c'è assolutamente la necessità di innovare fortemente l'offerta turistica e di renderla più sostenibile dal punto di vista ambientale e della qualità della vita delle nostre città. Qui siamo a Rimini e quindi credo che tutti noi abbiamo avuto l'occasione di vedere lo straordinario investimento che è stato realizzato sul lungomare di Rimini, il Parco del Mare, realizzato peraltro con un contributo importante da parte della Regione, dell'assessorato al turismo, che ha voluto fortemente finanziare una legge sulla riqualificazione dei lungomari per trasformare i lungomari da luoghi trafficati, pericolosi, dove sempre più difficilmente le persone potevano passeggiare in tranquillità, le famiglie potevano muoversi senza il pericolo di essere, come dire, asfaltate da qualche automobile, in degli spazi invece dove le macchine non transitano, dove al posto dell'asfalto c'è una pista ciclabile o un parco, oppure diciamo degli esercizi ginnici per fare qualche minuto di attività che fa bene alla salute, e quindi cambiare profondamente
la cartolina delle nostre località turistiche, dandogli un'impronta molto green e molto sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista della qualità del vivere quotidiano. Ecco, quando parliamo di turismo sostenibile non pensiamo solamente alle bellissime cose per il quali naturalmente la Regione Emilia-Romagna e l'APP Servizi stanno investendo molte risorse, che ci ha raccontato prima Barbara, che sono, diciamo, il cuore, no, del turismo sostenibile della nostra regione, i percorsi, i circuiti, la rete delle piste ciclabili, la rete dei borghi, dei cammini, dei castelli, ma pensiamo anche e soprattutto, io dico, delle destinazioni turistiche fortemente antropizzate, alla grande industria turistica della Riviera Adriatica, che ha bisogno appunto di una grande trasformazione in chiave green, in chiave di sostenibilità. Questo naturalmente non per avere meno turisti, ma per avere turisti più qualificati, più responsabili e anche, diciamo così, con una propensione alla spesa maggiore, perché ci sono studi e ricerche che autorevoli esponenti e ricercatori dei flussi turistici, della domanda turistica, hanno fatto, che ci dicono che provare a trasformare e a investire su una riconversione ecologica delle grandi destinazioni turistiche di massa porta a intercettare una domanda turistica più evoluta, di un turista più alto spendente, che richiede appunto, che vuole delle località che siano appunto vocate, diciamo così, a una qualità del vivere sociale, alla qualità del vivere diciamo quotidiano, ecco, rispetto al periodo di vacanza che trascorre in quel territorio, diverso rispetto a quello a cui magari erano abituati i propri genitori quando frequentavano la stessa destinazione turistica. Ecco, noi su questo vogliamo naturalmente continuare a investire, e lo faremo non solo perché abbiamo un programma di investimenti che, come si ricordava prima Meggiato, prevede nei prossimi anni la completa elettrificazione, faccio un esempio, delle linee regionali gestite dalla nostra società regionale, che ci vedrà appunto impegnati in un processo anche piuttosto accelerato, appunto perché parliamo di 2 o 3 anni per completare i lavori di tutte le gli oltre 300 chilometri di linee, ma ci vedrà impegnati anche con le nostre aziende pubbliche di trasporto. Qui ci sono presenti presidente, amministratore delegato e direttore di Tipper, che è la più grande azienda regionale della nostra regione, che gestisce, oltre ad essere partner della società ferroviaria di Trenitalia, ma gestisce anche il trasporto pubblico su gomma. Dicevo, impegnati con le nostre aziende di TPL in un poderoso piano di rinnovo del parco veicolare circolante nella nostra regione. Nei prossimi anni diciamo rafforzeremo ulteriormente questo processo di rinnovamento che si è avviato nei 5 anni precedenti e che ci dovrà portare nei prossimi anni ad abbassare fortemente l'età media dei bus che circolano le nostre città. Abbiamo visto come sul materiale rotabile abbiamo fatto in poco tempo, perché quando, diciamo, c'è la volontà politica ci sono anche le risorse naturalmente per poterlo fare, ma ci sono a monte anche le scelte di carattere industriale che devono essere propedeutiche naturalmente alla realizzazione di questo tipo di investimenti. Le cose si possono fare. Noi siamo riusciti appunto in pochi anni a rinnovare quasi completamente il parco del materiale rotabile che circola sulle ferrovie regionali, e continueremo a farlo, perché adesso stiamo discutendo proprio in questi giorni il bilancio preventivo 2022 e il triennale 22-24. Oltre alle risorse che ci arriveranno dal PNRR, 30 milioni di euro per continuare questo importante operazione di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, aggiungeremo anche risorse regionali, 20 milioni di euro appunto, per accelerare e per completare nell'arco della legislatura appunto l'acquisto di materiale elettrico, di treni elettrici che andranno a transitare appunto nelle linee che elettrificheremo nei prossimi anni. Naturalmente tutto questo significa, come dicevamo appunto, mobilità sostenibile, significa rendere sempre più competitivo il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato, ma significa anche innovare l'offerta turistica, significa anche dotare la nostra rete regionale, sia quella su gomma che quella su ferro,
di mezzi ecologici, elettrici, più confortevoli, in grado di trasportare anche le biciclette. Questo è un grande tema sul quale dovremo concentrare la nostra attenzione sempre di più nei prossimi anni, perché la ciclabilità e, diciamo, l'utilizzo delle piste ciclabili da parte dei turisti diventerà un tema che segnerà, diciamo così, la competitività delle destinazioni turistiche nei prossimi anni. Quelle regioni che saranno in grado di mettere a terra, di sviluppare, di realizzare piste ciclabili, soprattutto in ambienti particolarmente pregiati e unici dal punto di vista ambientale, potranno, come dire, avere una posizione di leadership più importante, più significativa rispetto ad altre destinazioni. Io questa mattina vi faccio un esempio: sono andato in visita, diciamo, a Comacchio, non era naturalmente la prima volta che ci andavo, e ho visto un argine che ha realizzato il Parco del Delta del Po nella vena di Bellocchio, che è una zona che dal punto di vista ambientale è di una bellezza straordinaria. È stata realizzata appunto questo argine, deve essere completato, che sostanzialmente dà l'idea e l'impressione a un ciclista, ci possono andare tutti perché in pianura non c'è bisogno di essere Davide Cassani, basta, diciamo, avere due gambe che girano e magari anche poco, perché con la bici elettrica si fa poca fatica, e si può, diciamo, può essere utilizzato da tutti. Sembra di, come dire, di essere sospesi in mezzo alla valle, cioè un percorso di 9 chilometri proprio completamente sopra, diciamo, la vena di Bellocchio, che è una zona umida appunto che ambientalmente ha un valore straordinario, ed è una cosa che si può fare solo lì, cioè non è che uno la può fare da un'altra parte. Quel tipo di esperienza si può fare solo nelle valli di Comacchio, pedalando e avendo a 5 metri i fenicotteri rosa. Cioè è un, come dire, è uno spaccato, una fotografia che si può avere solo in quel determinato luogo. Ecco, allora quelle destinazioni, quelle amministrazioni pubbliche, quelle regioni, quei comuni che saranno capaci di fare investimenti sulla ciclabilità, sulla mobilità appunto ciclabile, valorizzando appunto luoghi che dal punto di vista ambientale e naturalistico sono unici e straordinari, potranno davvero giocare una parte fondamentale nella competizione turistica dei prossimi anni e guadagnarsi, no, come si suol dire in questi casi, delle fette di mercato che sono per noi davvero importanti, perché il turismo per la regione Emilia-Romagna è un motore economico straordinario, non a caso pesa per il 15% del prodotto interno lordo e rappresenta una grande industria che però ha bisogno, naturalmente, nonostante i grandi risultati in questi anni, di innovarsi continuamente e soprattutto di costruire dei nuovi prodotti turistici che siano sempre più, diciamo, legati a una domanda che oggi è sempre di più indirizzata verso il turismo sostenibile, il turismo all'aria aperta, il turismo legato, diciamo così, alla vacanza attiva. Ecco, io volevo, come dire, provare a legare un po' le considerazioni tecniche molto mirate e molto dettagliate che sono state fatte dall'architetto Meggiato e da Roberta Moretti, e quindi ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato. Grazie. Grazie, Assessore.